Benvenuti e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qua per andare a fare un nuovissimo video riguardante oggi il calcio. Allora, ieri è uscito sul canale, vi invito a guardarlo, il video dei pronostici della classifica della Premier League. L'ho fatto in inglese, questa volta lo farò in italiano. Qua si parlerà di, secondo me, chi saranno i capocannonieri della Premier League. E ovviamente andrò a parlare dei primi 5 perché 10 sono troppi. Calcolando anche che non seguo la Premier League assiduamente. L'anno scorso ho seguito molto il Manchester United, ho visto, faceva schifo, quindi ci sono buone probabilità che nessuno del Manchester arrivi tra i primi 5 cannonieri, però vi andrò a dare le mie idee. Vi invito a vedere il video delle classifiche così almeno capite perché ci saranno alcune scelte fatte da me e niente. Vi dico solo che si parlerà anche di un altro extra, che è un bonus, e che forse, è un grande assente in questi primi 5 che andrò a nominare quest'oggi. Partiamo da quinto classificato, che secondo me sarà un portoghese. Li ho fregati? Non lo so, scrivetemelo nei commenti. Magari pensavate che si stava andando a parlare di Cristiano Ronaldo. Non si va a parlare di Cristiano Ronaldo, bensì si va a parlare di un giocatore del Liverpool, Diogo Jota, portoghese come Cristiano, però che gioca in una squadra 3-4 volte più forte, e questo fa senz'altro la differenza. Diogo Jota, che l'anno scorso ha messo a segno 15 reti, secondo me quest'anno si riconfermerà più o meno sugli stessi livelli, sugli stessi fasti, e penso che andrà a segnare 15 gol per i Red Devils. Non vedo Diogo Jota segnare più di 15 gol, cioè 14 gol, scusate, volevo dire, ma non vedo nemmeno Diogo Jota in affanno, magari, che ne segna solo 4 o 5. No, secondo me, ragazzi, Diogo Jota riuscirà a riconfermarsi sui livelli dello scorso anno, su per giù, giù per su, e lo vedo bene perché comunque sta accanto a Mo Salah. Ok, che non c'è Sadio Mané, ma magari questo dovrebbe significare che i gol, se li spartiscono maggiormente loro due. Sarà Diogo Jota piuttosto che Mané, Diogo Jota e Salah. Ok che Luis Diaz pure penso che metterà a segno qualche rete, ma non penso che faccia gli stessi gol che faceva mediamente Mané. Passiamo al quarto classificato, che secondo me sarà quarto classificato, che secondo me sarà Erling Haaland. Allora, qua sono pronto a prendermi gli insulti, nel senso che mi aspetto già che praticamente tutti lo daranno in top, lo daranno primo, o almeno lo daranno tra i primi tre anche. Però no, secondo me no. Dovete calcolare che quando arriva un attaccante del genere in Premier, come magari è successo lo scorso anno, che arrivò Cristiano Ronaldo, la maggior parte delle persone pensava che avrebbe concluso la capocannoniere, incluso io. Probabilmente là il mio fanatismo mi ha portato a dire questo. Però ci siamo dimenticati che è difficile adattare, prima bisogna adattarsi. De Ligt non ha giocato mai in Premier League, Ronaldo non ci giocava da 14-13 anni, prima bisogna adattarsi alla Premier. Poi calcolate anche che Haaland non ha mai giocato una partita in Premier League contro una squadra di Premier League, cioè comunque non ha mai giocato in Premier. Al City, con un nuovo allenatore come Guardiola, completamente diverso da quello che stava al Dortmund, secondo me farà difficoltà. Ma è normale, nel senso non è che lo possiamo chiamare flop se magari non segna 25 gol ma ne fa 15. In questo caso io Alan l'ho messa alla quarta posizione con 16 gol. Non vedo il norvegese segnare più di 16 gol. Magari mi sbaglierò, magari sono andato basso, però comunque questa secondo me, questa è la mia idea. Secondo me non farà tantissimi gol. Lo vedo fare meglio in Champions piuttosto che in Premier League. Questa è la mia idea, fatemi sapere ovviamente anche vostra alla fine del video. Adesso passiamo al terzo classificato. Il terzo classificato secondo me sarà Heung-min Son. Al terzo posto ho messo Heung-min Son, che secondo me si riconfermerà, cioè calerà un pochino, si riconfermerà al terzo posto, e vedo Heung-min Son fare bene quest'anno, perché con Conte abbiamo visto che ha fatto molto bene, con Kane si trova da Dio. Quindi Son secondo me può fare molto per questo Tottenham. Lo vedo veramente bene in questa squadra che non vi dico adesso in che posizione di classifica l'ho messo nei pronostici della classifica della Premier League,
andate a vedere quel video che è stato pubblicato ieri, 1 agosto, ma andatelo a vedere, cioè, andatelo a vedere così capirete il motivo delle mie scelte. Al terzo posto metto lui perché gioca quasi sempre, fisicamente integro, è molto forte, con Conte si trova molto bene, secondo me può veramente far faville. Lo posiziono alla terza posizione in classifica con 18 reti. Passiamo al secondo classificato che secondo me sarà Mohamed Salah. Salah lo scorso anno è arrivato primo a pari merito con Son. Salah che ha dimostrato di essere un campione. Salah che con il Liverpool si trova particolarmente bene. Salah che fa molto bene quasi ogni anno. Salah che secondo me non chiuderà al primo posto a discapito di un altro attaccante. Allora, vi dico che Salah lo vedo bene. Ugualmente al Liverpool lo scorso anno ne ha fatti 23. Detiene il record di gol segnati in Premier League in una sola stagione, i 32 fatti nel 2017 e 2018, battendo il record che precedentemente aveva. Che precedentemente era di Cristiano Ronaldo con i suoi 31 nella stagione 2007-2008, però quest'anno non lo vedo andare per i record di gol in Premier. Io ho messo Salah alla seconda posizione in classifica con 21 gol. Secondo me se ne riuscirà a segnare molti gol sarà il goleador principale dei Red Devils, ma non penso che riuscirà a battere il record comunque segnate 25 più. Ha dimostrato di poterlo fare e se c'è uno che può farlo, secondo me è proprio lui. Adesso ragazzi, ruolo di tamburi, passiamo al primo in classifica che secondo me sarà. Vediamo, scrivete sotto nei commenti chi sarà secondo voi. Harry Kane. Sono pronto agli insulti perché non ho messo Cristiano Ronaldo. Perché ho messo Kane? Perché ho messo due del Tottenham tra i primi tre? Scopritelo nel video, andate a vedere dove ho messo il Tottenham. Beh, la prossima stagione mi aspetto una stagione spumeggiante da Tottenham. Kane, da quando è arrivato Conte, avrà segnato tipo 15 gol in 20 partite, che è una media altissima, guardate. Lui è un giocatore che ha dimostrato di saper giocare molto bene col gioco di Antonio Conte, ha dimostrato di saper fare molto bene col gioco di Antonio Conte. Ha dimostrato di saper fare molto bene con i suoi compagni di squadra, sono arrivati rinforzi, Perisic che fa molto bene i cross, quindi potrebbero essere assist e più gol. Ragazzi, secondo me questo sarà l'anno in cui Kane riuscirà a essere il capocannoniere della Premier League. L'ho messo al primo posto con ben 24 reti. Mi aspetto Harry Kane per raggiungere questa posizione perché lo vedo veramente bene quest'anno. Adesso passiamo al grande escluso, che è il giocatore che ho già nominato, CR7. Perché non ho messo Cristiano Ronaldo? Allora, c'è da dire, ci sono da dire un po' di cose su Cristiano Ronaldo. La prima che non è un ragazzino, nel senso che va per i 38, adesso ne ha 36 e veramente non è facile. Io sarei molto sorpreso se Cristiano Ronaldo dovesse chiudere tra i primi tre nuovamente nella classifica di gol della Premier League. Tra i primi cinque forse può pure succedere, ma ci sono delle ragioni. A parte che non si sa se rimane, uno. E due, anche se dovesse rimanere, calcolate delle cose. Uno, non vuole rimanere allo United, è scontento della situazione. Lo United lo vede, non vede la mentalità vincente che c'era quando lui stava allo United 15 anni fa. Non vede quello che vuole, non è contento nemmeno del trattamento che sta ricevendo. L'allenatore non lo vuole. Non è che se Ten Hag lascia la direzione lo vuole, è vero. No, ragazzi, Ten Hag non gioca con Cristiano Ronaldo. Non è una cosa, non è una combo che funziona. Il semplice fatto che Ten Hag ha un gioco diverso. Ronaldo è un gioco forse più alla Zidane, per dire, come giocava Zidane a Reale, si è visto nettamente. Quindi Ten Hag non lo vuole, lui non vuole lui, non c'è fiducia tra i due, quindi fate 2 più 2 fa 4. Secondo me Ronaldo non giocherà affatto tutte le partite da titolare. Se vi devo andare a dire il numero di partite che giocherà Ronaldo, vi dico 23-24 e non può fare un gol a partita. Secondo me Ronaldo ormai ragazzi sta calando, cioè la sua carriera praticamente agli sgoccioli. Secondo me dovrebbe tornare allo Sporting Lisbona perché tanto ormai non può più fare molto. Dopo questo mondiale non penso che abbia tanto ancora. Però
Io metto Cristiano Ronaldo a 12 gol in 23 partite, perché giocherà poco, perché non sarà contento, non sarà molto motivato. Giocherà in Europa League, calcolate che secondo me in Europa League non vorrà nemmeno giocarci, se mai dovesse rimanere. E tutto questo. Questo è il motivo per cui Cristiano Ronaldo secondo me è fuori dai primi 5. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ringrazio moltissimo per la visione. Iscrivetevi, lasciate il tasto del mi piace, come obiettivo direi di avere 6 like. Come i giocatori citati, iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 100 iscritti. Ringrazio tantissimo per la visione. Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ultima cosa, fatemi sapere se volete dei video di gaming, io che gioco a dei videogiochi, perché ne posso fare alcuni. Fatemelo sapere voi, iscrivetevi sì se volete video gaming, se no, iscrivetevi no. Noi ci vediamo al prossimo nuovo video da me. Ringrazio tantissimo per la visione. Ciao.